Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Ben ritrovati. Allora, oggi un video che probabilmente sarà molto lungo, sarà un video in cui andremo a dire diverse cose, andremo a prendere dei concetti che ho già espresso all'interno di alcuni contenuti in precedenza e andremo a fortificare altri concetti e vi spiegherò perché io l'altra sera con la Samp ero molto, molto arrabbiato. Non sono riuscito a godermi con tranquillità la partita perché continuavo a vedere alcune cose riproporsi e quelle cose mi fanno tremendamente arrabbiare. E spero che possiate essere d'accordo con questa mia visione. Prima di tutto, però, vi ricordo che domani esce un nuovo episodio di Tutti i Teorici. Ogni 15 alle 15 c'è un nuovo appuntamento sul canale YouTube in cui andiamo a intervistare un ospite diverso tutte le volte. Domani vedremo chi ci sarà, ci saremo tutti e tre, quindi vi invito ad andare a puntare la sveglia per domani, ogni 15 alle 15. Vorrei partire da un dato statistico, e cioè Juventus e Napoli sono in Serie A le uniche due squadre ad avere una media superiore a 2 punti per partita. Poi ci sono Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta, che sono un pelo meno, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, qualcuno si avvicina molto ai 2 punti per partita, ma soltanto Juventus e Napoli in questo momento possono vantare questo dato. Che cosa significa secondo voi? Io mi sono dato una risposta, più di una risposta in realtà, e adesso andiamo un po' a sviscerare questo argomento e andiamo a ricondurlo al momento storico della Juventus. Parto col dire che probabilmente Juve e Napoli sono due squadre con un'identità precisa. La mano degli allenatori è evidente in Juventus e Napoli. Il Napoli, per quello che sappiamo, la Juve perché ha un'identità difensiva di livello. Non è la migliore difesa del campionato. Ci sono Napoli e Lazio che comunque subiscono meno gol, ma la Juve è una squadra rognosa da andare a affrontare, scomoda. Una squadra che ha iniziato anche ad avere qualcosina di più, qualche occasione di più negli ultimi metri. Quindi una squadra che anche da quel punto di vista sta iniziando a sviluppare qualcosa di differente. Io credo che Juventus e Napoli siano due ottime squadre. Ci sia un divario tecnico allucinante, come abbiamo visto nell'ultimo scontro diretto. Poi ci sono altre squadre che stanno mantenendo un'identità perfetta, quello che chiede l'allenatore. Mi viene in mente la Roma di Mourinho. La Roma di Mourinho è una squadra che si vede la mano dell'allenatore. È una squadra matta, è una squadra pazza. Perché quella sconfitta col Sassuolo dell'altro giorno era francamente imprevedibile, dopo una vittoria contro la Juventus, tra le altre cose. È vero che probabilmente questa media punti di questo tipo è anche data dal fatto che la Juventus è stata eliminata in Champions e quindi la Juventus non ha avuto quello stress emotivo e quella concentrazione emotiva necessaria in alcuni momenti determinati e delicati della stagione. Io credo che l'eliminazione in Champions di quest'anno non si possa cancellare. Ne ho già parlato all'interno di un altro video in cui vi dicevo fino a quel punto lì non c'è altra parola se non fallimento. Lo stesso Allegri di recente ha parlato di fallimento per l'eliminazione della Champions. Quello per me rimane, come rimangono le difficoltà evidenti di questa stagione della Juventus extracampo, cose che fanno al di là di quella che è la concezione, la struttura di allenatore, giocatori, staff, preparatori, quello che è successo fuori dal rettangolo verde di gioco. Quelle cose non si cancellano, così come non si cancella la delusione e, ripeto, secondo me il fallimento per non essere passati alla fase successiva di Champions League. Io credo che ci siano stati dei miglioramenti evidenti quest'anno rispetto all'anno scorso. Questa Juve mi sembra molto più squadra. L'anno scorso ci siamo ripetuti tante volte che c'erano tanti difetti e pochi pregi. In cosa è brava la Juve dell'anno scorso? Continuavamo a chiederci, non riuscivamo a darci una risposta. Quest'anno io di cose che la Juve fa bene ne vedo e tante volte ne parliamo. Ci sono dei difetti, certo, non è una squadra perfetta, certo, ma ci sono dei netti miglioramenti rispetto all'anno scorso. Tanto aver anche trovato una quadra a livello di modulo e titolari è già un grandissimo passo avanti, necessario per una squadra di questo livello. E ci sono stati dei miglioramenti evidenti rispetto all'inizio dell'anno, dove appunto siamo stati eliminati in Champions, dove abbiamo lasciato per strada dei punti che potevamo tranquillamente non lasciare per strada. E quindi la domanda è: saremo comunque usciti dalla Champions oggi? Forse sì, forse no. Col PSG, qualcosina in più forse si poteva fare. Anche all'epoca non avevamo visto chissà quali differenze, se non veramente nei giocatori, nelle giocate dei singoli. PSG non mi aveva
entusiasmato né l'andata né al ritorno addirittura ha vinto una partita che secondo me meritava tantissimo la Juventus. Col Benfica secondo me abbiamo ancora un grande distacco proprio dal punto di vista tecnico, quindi forse sì, forse no, non lo sapremo mai. Dicevamo, questa Juve ha delle cose che funzionano, secondo me la Juve funziona nei tre dietro, è ovvio che nel momento in cui inseriamo Bonucci iniziamo a vedere che qualcosa non va, nel momento in cui inseriamo Rugani o Gatti capiamo che non hanno il livello di Alessandro, Danilo e Bremer, nel momento in cui alto a destra mettiamo De Sciglio vediamo che non ha il passo, lo spunto di Cuadrado, nel momento in cui Vlahovic è costretto tante volte a giocare a spalle alla porta capiamo che non è il giocatore, il tipo, il modo di giocare che va a aiutare quel centravanti lì. Quindi ci sono delle cose che funzionano e delle cose che non funzionano, ma Locatelli davanti alla difesa sta facendo una gran stagione, il centrocampo composto da Locatelli, Rabiot e Fagioli ha ben amalgamato, è un centrocampo ben allestito, Kostic largo è un giocatore incredibile che va a sfornare cross su cross, assist su assist. Di Maria come rifinitore, giocatore meraviglioso che lì sta trovando la sua collocazione e riesce a giocare a tutto campo. Questa Juventus è una squadra forte, ragazzi. Questa Juventus è una squadra che ha dei punti di forza incredibili. Incredibili. Ha dei difetti? Sì. È perfetta? No. È una squadra scarsa? No. Questa è la mia lettura della Juventus attuale. Arrivati a marzo, però, a metà marzo, io credo che sia necessario un passo in avanti. L'altro giorno parlavo di giro di chiave. Ora chiedo proprio un passo in avanti. Per un motivo. Siamo all'antivigilia del ritorno di una competizione europea. E fateci caso, tutti gli anni, quando arriviamo a questo punto della stagione, inizia a diventare sempre più voglioso, sempre più pretenzioso. Pretendo di più dalla squadra. Perché arrivati a marzo, diverse cose che ci siamo portati dietro fino adesso devono essere migliorate ancora di più. Serve veramente fare il passo in avanti, se no si rimane sempre ancorati indietro, in una sorta di via di mezzo. È come quando vuoi farti crescere i capelli ti rimangono quella via di mezzo che non sono né lunghi né corti e non sei mai contento della lunghezza di quello che stai ottenendo. Io credo che non si possa vincere tutti gli anni, è impossibile, è utopia, ma già l'anno scorso non si è vinto, quest'anno si può, lo dico proprio tranquillamente, e si può vincere addirittura all'interno di una stagione matta, assurda, come quella che sta vivendo la Juventus, e vincere una stagione matta, assurda, come quella che sta vivendo la Juventus sarebbe intanto ancora più bello, in primis, e seconda battuta ancora più importante, perché entrerebbe veramente nella leggenda una squadra che riesce a vincere dei trofei in una situazione di questo tipo. Diventerebbe veramente leggendaria. Io sentirei tantissimo un trofeo in questa stagione. Non so voi, questa è la mia umile opinione, ma per tutto quello che è accaduto quest'anno, vincere qualcosa mi renderebbe super fiero e orgoglioso di questo gruppo. Perché non era per niente facile. E non sarà per niente facile. E non si è ancora vinto niente. In attesa del ricorso, però, possiamo anche mettere al sicuro il secondo posto, blindarlo, che in questo momento è nostro. Però ci sono delle squadre dietro, che stanno giocando al Ciapanò, perché nell'ultima giornata abbiamo visto gli impegni europei o comunque squadre che non riescono a dare continuità, perdono dei punti per strada, molto importanti. Io però credo che per andare avanti in Europa, e credo che la Juventus sia una delle squadre con la rosa migliore all'interno di questa Europa League, non ho detto la migliore, ma una delle squadre con la rosa migliore, credo che la Juventus sia un pericolo per tutti all'interno di questa Europa League, anche perché è una squadra che era stata allestita per arrivare agli ottavi, ai quarti di Champions, non dico semifinale perché probabilmente sarebbe eccessivo, neanche nei miei sogni più lucidi poteva esserci l'obiettivo semifinale, poi c'era la speranza. Siamo usciti ai gironi, siamo andati in Europa League e quindi siamo una squadra che viene retrocessa da una competizione più elevata, una squadra piena, zeppa, di giocatori importanti. Una squadra che anche sul campo ha dimostrato avere qualcosa che funziona. Ripeto, perfezione no, difetti no, scarsi nemmeno. Quindi, secondo me, per l'Europa League la Juventus può diventare una candidata ad arrivare almeno nelle prime quattro. Secondo me la Juve può arrivare almeno nelle prime quattro. Ma per farlo, per fare il percorso europeo e per vincere, perché per la Coppa Italia bisogna parlare di vincere la Coppa Italia, serve di più. Non basta raggiungere il risultato, serve migliorare anche le prestazioni e migliorare le cose nelle quali andiamo in difficoltà. Perché è diverso da una competizione a punti. Qui è tutto in equilibrio, partite d'andata e ritorno secche,
secche, perché non ci sarà un calendario, l'aiuto di quell'altro, no, è tutto sulle tue spalle. Non c'è il discorso di speriamo che quella squadra che devo inseguire o che, sta inseguendo me sbagli la partita contro quell'altra. Dipende da te, dalle tue forze, e quindi bisogna migliorare assolutamente all'interno di scontri diretti che secondo me non sono ancora la specialità di questa squadra. Allegri l'altro giorno parlava di scudetto, di classifica che si costruisce con le piccole, sono d'accordo, anche matematicamente così, ma per fare quel passo in avanti decisivo bisogna pure vincere scontri diretti in campionato per raggiungere le primissime posizioni e lottare per i titoli, nelle altre competizioni per andare avanti, perché è l'unico modo. Quando si parla di scontro diretto è l'unico modo. E quindi migliorare le prestazioni, identificare i difetti e migliorare sui difetti. Cercare di non commettere più quei difetti. Prima parlavamo delle cose che funzionano. Se devo ipotizzare una formazione titolare della Juve, quindi Chesney in porta, i tre brasiliani dietro, Locatelli, Rabiot e Fagioli al centrocampo, Kostić a sinistra, Cuadrado a destra, Di Maria dietro a Vlahovic. Punti forti ne abbiamo parlato, secondo me i punti meno forti oggi sono Cuadrado, che comunque sta recuperando, abbiamo visto che sta iniziando a puntare sempre di più, andare all'uno contro uno, ritrovare un po' di freschezza atletica che aveva perso durante questa stagione, forse anche la precedente, e Vlahovic, perché in questo momento Vlahovic non è adatto a quello che è il tipo di gioco espresso negli ultimi metri. Vlahovic va in difficoltà. Ieri abbiamo parlato dei motivi, secondo me c'è una responsabilità di Allegri, perché non fa arrivare i palloni a Vlahovic come invece dovrebbe ricevere per le sue caratteristiche, e c'è una responsabilità di Vlahovic perché tante volte non tiene palla, sbaglia lo stop, sbaglia il tiro, sbaglia l'appoggio, quindi ci sono responsabilità da tutte e due le parti. Se dobbiamo identificare i difetti, io li vedo in questo momento in queste due posizioni, l'esterno destro e là davanti l'attaccante. Perché Vlahovic dovrebbe fare decisamente più gol di quelli che ha fatto fino adesso. Prossime due partite, Friburgo e Inter, e secondo me l'andata col Friburgo spiega perfettamente questo punto di vista che ho espresso fino adesso. Hai meritatissimo, non ha mai tirato in porta se non una volta che hanno fatto gol e c'era un fallo di mano, quindi è stato giustamente annullato. Gli episodi comunque ci sono in Europa, in queste partite a eliminazione diretta. Non faccio l'elenco perché potremmo stare qui fino a domani e piangere lacrime amare ricordandoci dei brutti momenti, però hai fatto un gol. E quindi quello che vi sto dicendo, miglioramenti, perché devi migliorare in queste cose, a maggior ragione in Europa dove anche gli episodi possano fare la differenza, il gol che hai sbagliato, l'appoggio che hai sbagliato, il fuorigioco millimetrico, il rimpallo come abbiamo visto anche l'altro giorno con la Samp, un'uscita difensiva avventata ed eccoci qua, la frittata è fatta e vai a casa anche dall'Europa, anche contro una squadra minore come il Friburgo, perché negli ultimi anni l'abbiamo visto, anche le squadre minori, se non sei preparato, pronto, attento, non sei migliorato nei momenti decisivi della stagione, vai a casa, non è che se c'è scritto Juventus, vai a casa. E all'antivigilia di Friburgo-Juventus, una squadra che Friburgo non mi sembra niente di che, ma in casa loro diventa molto difficile da affrontare, per quanto mi riguarda la prestazione che abbiamo fatto l'altra sera con la Samp, per prestazione intendo tutti e due i tempi, con delle palle gol importanti concesse alla Samp anche sullo 0-0, che è l'ultima squadra in Serie A che aveva pure dei problemi come noi di formazione, che aveva un portiere esordiente di 20 anni in porta, che ha comunque prodotto tanti pericoli per una squadra che non segna praticamente mai, perché in stagione soltanto altre due volte la Samp aveva fatto due gol, per me non è sufficiente se vuoi davvero andare avanti in Europa. Se l'obiettivo invece è, sai cosa, l'Europa League posso pure uscire che non me ne frega niente, l'importante è andare a vedere di finire l'anno Coppa Italia, non me ne frega niente, l'importante è andare a rifinire l'anno, allora io alzo le mani, cancello tutto quello che hai detto e non vale più niente. Se l'obiettivo invece è giovedì andare in Germania e andare avanti e passare il turno, la prestazione totale che ho visto con la Samp per me non è sufficiente in una competizione europea, non è sufficiente. Non è sufficiente perché tu puoi avere anche fatto 10 occasioni a gol in più degli avversari, ma bisogna buttarla dentro. E non puoi stare a mezz'ora dalla fine con il dubbio di la vinco, non la vinco, la chiudo, non la chiudo. Perché qua andiamo già al prossimo punto. Allegri, c'è un Allegri dentro e uno fuori dal campo.
quello dentro al campo ci sono stati dei miglioramenti di squadra che hanno portato punti evidenti, perché andiamo a prendere la prima parte di stagione della Juve, terrificante, c'è stato un miglioramento. Chi dice di no è malafede, è inutile, non si può dire che non c'è stato un miglioramento. Alcune partite, alcuni punti sono arrivati con prestazioni all'altezza, certo, assolutamente, è per quello che vi dico, arrivati a questo punto della stagione serve il miglioramento ancora in più, perché più si va avanti col tempo e più la squadra per forza deve cercare di migliorare. L'eliminazione dalla Champions, quella rimane, è inutile, non la si può cancellare. Però Allegri è stato bravo a riprendere un gruppo che sembrava distrutto. Io tra Maccabi e Monza pensavo che la squadra giocasse contro l'allenatore. È stato bravo a dare continuità ad alcuni giocatori che sono entrati come fagioli. È stato bravo a panchinare certi giocatori o a far capire che in questo momento non c'è spazio, come Paredes, che inizio anno appena arrivato Paredes le giocava tutte, eh? Probabilmente era stato lì l'errore a monte. Adesso c'è stato un miglioramento sotto questo punto di vista. Adesso non si guarda il nome, si guarda il campo, e questo è assolutamente condivisibile. Non andava bene prima, ma va bene adesso. Queste cose, secondo me, dal punto di vista del campo, Allegri le ha fatte. È inutile girarci intorno. Fuori dal campo invece per me è stato impeccabile a lasciare alto il focus. Anzi, quando ha parlato di retrocessione e diceva di salvarsi, che ora bisogna pensare a salvarsi, io ero molto preoccupato per l'impatto che poteva avere la squadra di fronte a queste parole. Invece ha avuto ragione lui, io non pensavo, e questo gli va riconosciuto. E ora è bravo a far capire alla squadra che siamo secondi in classifica, perché i punti conquistati dicono questo, e lo ripeto, Juventus e Napoli le uniche due squadre in Serie A ad avere più di due punti di media partita. E Allegri ora dovrà continuare su questo tasto, e in una situazione differente, così difficile, non so quanti allenatori sarebbero riusciti a gestirla come Allegri. Non lo so, perché secondo me da questo punto di vista è molto bravo. C'è poco da fare. Miglioramento più recente, si segna e si crea di più rispetto al recente passato. E questo va bene. Ed è per questo che bisogna migliorare ancora di più. Perché questa Juve sta diventando squadra, è squadra e sta diventando ancora più squadra. Per me questa Juve è una squadra difficile da affrontare. Vincerà sempre? No. È la squadra più forte d'Italia? No. È la squadra più forte dell'Europa League? No. È la squadra più forte presente all'interno della Coppa Italia? Potrebbe esserlo. Secondo me la semifinale è la finale anticipata. Poi, se le altre due sono arrivate lì, è perché sicuramente se lo meritano. Il problema più grande di questa Juve è la paura di subire gol. Questa Juventus ha paura di subire gol. Ogni volta che prendi un gol, finisci. Testa blackout. Anche Rabiot ha parlato di questa cosa. Danilo ha parlato di questa cosa. Allegri ha parlato di questa cosa. La statistica dice che se la Juve prende gol, quest'anno credo abbia vinto soltanto 4, massimo 5 volte prendendo gol. E non è qualcosa di logico. Questa squadra ha paura di subire gol. E se prende gol per sbaglio, per giusto, per un rimpallo, per un'azione degli avversari, cambia completamente l'atteggiamento della squadra. E come ci sono stati dei meriti che secondo me va riconosciuti da Allegri, secondo me questa è una colpa che va addossata all'allenatore. Perché ci sono pregi e difetti, meriti e colpe. Perché secondo me questa squadra ha paura di prendere gol? Perché è una squadra che ha la possibilità di fare tantissimo. Io credo che il potenziale offensivo di questa Juve sia elevatissimo, non venga sfruttato appieno. E perché l'altro giorno mi arrabbio se a 5 minuti dalla fine, 3 minuti dalla fine, più 5 di recupero, quindi quasi 10 minuti di partita, si chiede di non giocare più i palloni, andare dalla bandierina, perdere tempo con un gol di vantaggio soltanto in casa contro l'ultima in classifica in Serie A. Perché la squadra già ha paura di prendere gol. La squadra ha paura di prendere gol. Se noi andiamo nella direzione di dire attenzione, non giochiamola perché sennò poi lo prendiamo, secondo me questo è un impatto psicologico proprio all'interno del cervello, un tarlo che si va a mangiare questa paura, va a alimentare questa paura. Quindi la Juve deve diventare brava all'interno della partita a riuscire a chiudere la prima. Poi i pali, le traverse, i rigori sbagliati,
Succede perché la Juve la poteva chiudere prima quella partita lì, ma arrivati a quel punto lì io non so quanto bene faccia a una squadra che ha come più grande difetto in questa stagione, ce l'ha dimostrato e ce lo sta continuando a dimostrare, che quando prende gol poi diventa un problema, alimentare la paura del prendere gol. Perché una squadra che migliora al 100% arriva a dire: d'accordo, io la palla la posso giocare, io l'angolo lo posso battere, posso fare la marcatura preventiva, al massimo prendo il giallo, abbatto il giocatore su una ripartenza, nel caso segno. Cioè, sono di opzioni differenti, non è detto che se batti l'angolo ora prendi gol, come non è detto che se batti l'angolo lo fai, ma serve migliorare la mentalità di questa squadra, perché è questo che ci sta dicendo il campo: questa squadra ha paura di prendere gol e deve abituarsi a prendere gol. Deve abituarsi questa squadra a prendere gol e deve migliorare nel fatto che se lo prende ne può fare un altro. Ripeto, miglioramento nell'ultimo periodo, perché si crea di più e si segna di più, proprio perché probabilmente si è arrivati al punto di dire: oh ragazzi, il gol lo si può prendere. Benissimo, a metà marzo, all'antivigilia delle competizioni europee, bisogna migliorare ulteriormente, perché non bisogna mai smettere di migliorare, bisogna continuare sempre a migliorare. Una squadra lo deve fare sempre. La rabbia, la mia rabbia, perché prendi due gol dalla Samp in un minuto, due errori difensivi, ci può stare, succede, non succede niente. Succede anche che la Samp sullo 0-0 abbia due grandi occasioni da gol, succede che le sbagliano, succede, capita. Non c'è una partita di calcio che domini dallo 0 al 90 in cui ti proietti nella metà campo l'avversario sempre e fai un gol ogni 5 minuti. Cioè, questa è utopia, è irraggiungibile sta roba qui, non ci puoi arrivare. Però puoi arrivare a dire: faccio gol, ne faccio un altro, al 26esimo sono avanti 2-0 in casa contro l'ultima in classifica, bene, prendo un gol, non succede niente. Noi il secondo gol lo prendiamo, e ne sono convinto, perché ne abbiamo appena preso uno. E se la Samp mi chiude in attacco quel primo tempo lì e diventa la squadra che ci crede quando è l'ultima in classifica in casa dalla seconda, è una squadra che ha difficoltà, non sa nemmeno se rimarrà in Serie A per ragioni extra campo anche loro, non paga gli stipendi, hanno fatto 11 gol e l'inerzia psicologica si ribalta a tal punto da fargli chiudere in attacco il primo tempo, che ci costringe a fare un doppio cambio per sistemare la situazione. Capita di prendere gol, non succede niente, però mi arrabbio, deve farmi arrabbiare questa cosa a marzo, mi fa meno arrabbiare a settembre, a ottobre sto ancora cercando di capire, sto ancora cercando di sistemare, non so quali saranno i titolari, non so cosa mi possono dare questi giocatori, ormai lo sappiamo questa squadra chi può dare che cosa, chi può dare di più, chi può dare di meno, quindi deve fare arrabbiare che la Samp nel primo tempo chiuda con più occasioni da gol della Juventus e con un 2-2 dopo che tu eri andata avanti di 2. Deve farti arrabbiare, perché ricadi all'interno degli stessi errori. Fosse una motivazione differente, no, tu prendi gol e dopo un minuto ne prendi un altro perché tu hai paura di prendere gol. Questa squadra, se prende gol, che non è abituata, dice: oh mio Dio. E poi, e allora, dato che si sta migliorando, cerchiamo di migliorare ancora di più. La Juve può pensare alla Champions, a qualificarsi in Champions, anche con 15 punti di penalizzazione. La Roma è distante 9 lunghezze dalla Juventus dopo aver appena vinto lo scontro diretto con la Juve e dopo che l'andata la Juve l'aveva pareggiato in casa. La Juve non ha mai battuto la Roma. Con 15 punti di penalizzazione è solo a meno 9. La Juventus è a una decina di punti dalla qualificazione in Champions anche con 15 punti di penalizzazione. Il livello del campionato è basso? Questa è la risposta che vi do, che la domanda che vi faccio in realtà, perché secondo me sì, in Serie A le squadre dopo il Napoli, quelle che vengono dopo il Napoli, nelle quali al momento non c'è la Juve perché ha 15 punti di penalizzazione, si sono rilassate. Lo scudetto non lo posso più vincere, la Juve le hanno tolto meno 15. Siamo qui. Cosa dobbiamo fare? Giochicchiamola. Rimaniamo all'interno di questo lotto di squadre. Poi qualcuno verrà fuori, ma possiamo comunque andare in Champions. Perché si sono rilassate. Il Napoli sta volando.
dietro non tengono il ritmo e questa Juve avrebbe potuto tenerlo, questo ritmo, con i 15 punti in più, iniziando il campionato in una maniera differente. Si è iniziato male, vabbè, capita, cerchiamo di sistemarla sul lungo, ma bisogna migliorare anche le prestazioni. Sono esigente, sono molto esigente in questa stagione, me ne rendo conto, a volte sono antipatico, lo so, quest'anno sono molto esigente, perché vedo potenzialità, io in questa Juve vedo delle potenzialità. Tanti sottovalutano questa Juve, eh? Giustificano tante cose, tante volte leggo dei messaggi, ma sì, sai, almeno 15, ma sì, sai, il Napoli vola, ma sì, sai, non si può sempre vincere, ma sì, sai, gli infortunati. Questa Juve non è una squadra scarsa, questa Juve non è una squadra scarsa e può raggiungere degli obiettivi stagionali incredibili, forse pure inimmaginabili, un paio di mesi fa, 3-4 mesi fa, nel momento in cui usciamo dalla Champions, nel momento in cui ci danno 15 di penalizzazione, nel momento in cui ne prendi 5 dal Napoli, nel momento in cui riperdi dal Monza in casa. Eppure la Juve è lì, la Juve le può fare, la Juve è una squadra forte, la Juve è una squadra che è migliorata, la Juve è una squadra con dei punti di forza, la Juve è una squadra che può vincere 2 trofei in stagione, la Juve è una squadra che può qualificarsi alla Champions con 15 punti di penalizzazione. Sono esigente, non sottovaluto questa Juve, le rendo giustizia, è una squadra che merita il secondo posto in Serie A, è una squadra che può lottare per arrivare nei primi 4 in Europa League, è una squadra che può vincere la Coppa Italia. È una squadra che può fare queste cose in una stagione del genere, dopo una partenza brutta, dopo una dimissione generale della dirigenza, dopo un processo sportivo a stagione in corso, dopo che ha avuto tanti giocatori che tornano, si fermano e ritornano, con un mondiale in mezzo, con 10-15 giocatori, 12 giocatori che vanno a giocarlo sto mondiale contro squadre come il Napoli che ne ha mandati 3 e che quindi sono più fresche. La Juventus, mettiamocelo nella testa, non è una squadra scarsa. E se sono così esigente, se sono così antipatico, tanti mi dicono quest'anno sei più antipatico, l'anno scorso eri più simpatico. Io l'anno scorso non vedevo degli appoggi tali per cui dire vabbè, ma sta Juventus qui, cosa mi veniva proprio a dire, cosa dobbiamo farci? Per me è stato un miracolo arrivare in Champions l'anno scorso, per come eravamo messi, per come eravamo partiti. E ci siamo indeboliti, anche quest'anno ci siamo solo rinforzati. Abbiamo perso il capitano della Juve, il vice capitano della Juve, che era anche il capocannoniere della Juve, che era il giocatore più qualitativo della Juve, che è Dybala. Abbiamo perso De Ligt, che è un giocatore fenomenale, lo stiamo vedendo anche col Bayern, lo stiamo vedendo in un giocatore che è molto molto forte. Siamo stati bravi sul mercato, io ho valutato positivamente questo mercato. C'era delle cose in più da fare? Sì, certo, si può migliorare sempre. Il mercato della Juve non è stato brutto, eh? Il mercato della Juve è stato giusto e sotto il punto di vista dell'allenatore coerente con le richieste e le esigenze dell'allenatore. Non è nemmeno una squadra da giocare 3-5-2, dicevamo prima, manca Cuadrado, De Sciglio largo a destra, tutto campo, fa fatica. Meno male che Alexandro si è reinventato braccetto, meno male che Bremer è la difesa 3 giganteggia, meno male che Danilo universale, meno male che Kostic in quella posizione magico, meno male che Di Maria può giocare anche non da ala, meno male che è venuto fuori Fagioli, meno male che è esploso Rabiot, meno male sta migliorando Locatelli. Ma non è una squadra a giocare 3-5-2, ma ci sono dei giocatori che stanno tirando la carretta, stringendo i denti e tirando la carretta anche in una situazione così complicata. E c'è un allenatore che è Allegri, da cui devo pretendere. Un allenatore come Allegri non posso non pretendere. Personalmente ritengo un'offesa alla carriera di Massimiliano Allegri non pretendere da lui che possa fare qualcosa con questa squadra in queste condizioni, in questo momento, e con i miglioramenti che stiamo vedendo a stagione in corso. Sarebbe un'offesa, perché ha vinto tanto. E da uno che vince tanto, tanti anni, con la Juve, con delle Juve differenti, che è andato a reinventare spesso e volentieri, è andato a modificarla, delle squadre forti, i campioni, i più forti di quegli altri, sì, è una colpa di Allegri, no, è un merito aver vinto tanti anni con tante squadre per tanti anni. Il livello della Serie A era eccezionale? No, assolutamente no, ma la Juve anche in Europa ti faceva vedere che, perché c'erano dei miglioramenti mentali prima di tutto, prima che qualitativi, che in questo momento sono necessari
per tornare ad essere una Juve forte. Qualcuno mi dice: dimenticati la Juve del passato, non siamo le Juve così forti. Lo so, tecnicamente in primis, ma siamo una squadra che, giunti a questo punto e dopo una stagione del genere, può finire alla grande. Cercate di rispettare il livello della Juventus e cercate di rispettare il livello di Allegri, perché giustificando e sottovalutando non fate un favore né a uno né all'altro.